Il momento più emozionante è l'arrivo sull'autodromo Salotto di Lombardone, nell'Interland di Torino, dove la Chiara ha debuttato al Salone dell'Auto. Carrozzeria in composite e fibre di carbonio slanciata e aggressiva. Telaio ugualmente in fibre di carbonio e tubi d'acciaio studiato per alte velocità, come il profilo aerodinamico che assicura ottima deportanza senza necessità di alettoni supplementari. Le due prese d'aria sul frontale connotano la storica paternità di Giotto Bizzarrini. Per i più distratti, progettista di molte Ferrari degli anni 60, tra le quali la 250S WB e la GTO, ancora oggi la rossa più famosa nel mondo. E poi di splendide vetture completamente sue. Essenziali interni e strumentazione ovviamente sdoppiata per i due propulsori, tutto all'insegna di semplice originalità. Una gestazione di 2 anni per dar vita a Chiara. Ingegnere, qual è lo spirito di questa vettura? L'obiettivo è realizzare una vettura sportiva, ma che contemporaneamente avesse anche delle prestazioni in termini di impatto ambientale molto interessanti. Siamo riusciti a ottenere questo con una motorizzazione di tipo ibrida, e cioè con motore diesel posteriore e motore elettrico anteriore. La sinergia dei due motori consente, nella modalità nella quale entrambi i motori agiscono contemporaneamente, di avere ottime prestazioni a livello di super sportive, ma consumi addirittura inferiori di una vettura con tradizionale motore diesel. Quindi peculiarità unica in assoluto per una sportiva estrema qual è? Il turbo diesel posteriore presto sarà un Common Rail 2004 20 valvole da oltre 160 cavalli, già notoriamente ecologico. A inquinamento zero l'elettrico anteriore con 40 kW, alimentato da 24 unità Auler Holden, possono alternarsi o integrarsi, ognuno supplendo alle carenze dell'altro. Firmata da Bizzarrini, Chiara è nata comunque da un pool di cervelli giovanissimi del CNR e dell'Università La Sapienza di Roma. Ma eccoci al momento clou. Previo un rassicurante controllo del serraggio delle ruote, sommarie istruzioni e un respiro profondo per la comprensibile responsabilità di guidare in esclusiva assoluta un esemplare da miliardi, adattandosi alla posizione di guida da go-kart, agli innesti del cambio completamente rovesciati, ai freni approssimativi, usando le cinture solo come accessorio visivo, e altre imperfezioni da prototipo, ovviamente già previste. Avviamento normale con il motore diesel e assaggio di stabilità e assetto che, seppure a bassa velocità, si intuisce piatto, come si dice in gergo. Il motore elettrico può intervenire con lo spunto immediato dei suoi cavalli, trasformando Chiara in una trazione integrale ed eliminando il buco della turbina nelle curve strette, o contribuire a realizzare l'ipotesi dei 280 orari previsti, oppure spingere da solo la vettura nel silenzio per una quarantina di chilometri. Non utopistica nemmeno una produzione in piccola serie, a prezzo accettabile, visto che i componenti sono normalmente in commercio. La prova finisce in attesa della vettura definitiva e con il doveroso omaggio della classica foto di gruppo ai progettisti.